Milano, centro della moda, della cultura, dell'economia e della cotoletta. Qual è la migliore cotoletta di Milano? Vedete questo video e lo troverete! Incominciamo subito alla grande. Osteria Brunello, Corso Garibaldi, centro della movida milanese. Due gamberi del Gambero Rosso e cotoletta premiata, premio speciale appunto del Gambero Rosso. Non possiamo non provarla. Not passa per la cotoletta e prende degli spaghetti e frutti di mare, mentre io non posso che non prenderla. Cotoletta bella grande, con l'osso, croccante, spessa, accompagnata con rucola, pomodorini e una maionese alla rucola. La panatura è stata fatta col pancarré, si sente, non mi fa impazzire, ma comunque veramente buona e croccante. È stata molto buona, una panatura molto croccante, abbastanza spessa. La prima volta che mangiavo una cotoletta così spessa e non ero abituato. Comunque buona, non forse la migliore per me, ti darei un 7, 7 e mezzo. Invece tu? Per me questa cotoletta è la migliore fino adesso. Ok, e che voto? Per me 9 e mezzo. La seconda cotoletta che proviamo è del ristorante Algarghetti, in periferia di Milano. Siamo immersi nel verde, il posto è molto rustico ma allo stesso tempo elegante, ben organizzati, dal parcheggio al posizionamento al tavolo. La location è molto carina, siamo in un giardino tra gli alberi, veramente piacevole. Ordiniamo due cotolette differenti. La prima, disponibile su preordinazione, è una cotoletta di vitello spessa cotta nel burro. La seconda, quella che prende Not, è di maiale ad orecchio di elefante. Infatti a Not è arrivato qualcosa di enorme, che usciva addirittura fuori dal piatto. Quella che ho preso io era davvero particolare, una panatura che a vista sembrava essere fatta con i grissini, veramente spettacolare, si sentiva bene il burro, si scioglieva in bocca. Sono solito mettere un po' di limone sulle cotolette, ma per la prima volta il sapore così particolare di questa cotoletta non me ne fa sentire bisogno. Senti. I recommend you this is for 2 persons. In italiano. Per 2 persone. Lo sai. Sì. Il ristorante è stato molto carino. Una bella location. Bellissima location. Nel verde, comunque tra gli alberi, tutto quanto. Abbiamo provato 2 cotolette, una cotoletta a Milano molto buona, panatura molto particolare, si sentiva molto il burro, molto buona. L'altra invece, orecchio d'elefante, veramente grande. Mio piatto. Il tuo piatto, sì. È più grande per me. Comunque, veramente ottima, gli darei... Per almeno la cotoletta alla milanese che ho provato io, un bel 9. Per te? Mio piatto è normale, ma mi piace il tuo piatto. Uh-huh.
per me 9. L'ultima cotoletta che proviamo è da Osteria Conchetta, vicino al Naviglio Pavese. Locale molto carino, soprattutto il pavimento in vetro. Ci portano un entrée davvero delizioso. Un arancino di riso appoggiato su crema di riso e una chips di fagioli per terminare una focaccia. Questo è like a hot smell, I don't know, it's like a curry smell. Io prendo un'orecchia di elefante da 500 grammi, cotta in padella con olio, e noto invece una costoletta di vitello da 350, con osso, cotta in padella, con burro chiarificato. Spessa, succosa, panatura classica, una buona cotoletta. Cause we just want attention. Oh, and we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life. Molto sottile, mi colpisce la morbidezza. In genere tendono ad asciugarsi, invece questa si fa mangiare con piacere. Molto morbida, sottile ma morbida, molto morbida, buona, morbida, buona, tanta, la pizza, ci proviamo. Ci gustiamo questo ottimo gelato. Opinioni sul ristorante: allora, cotolette ottime, quella orecchia di elefante che ho preso io era morbidissima, grandissima, era un piatto da pizza, ho fatto fatica a finirla, ma veramente buona. Quella di Not più spessa, molto buona anche questa, alta, e questa sfida tra le miglior cotoletta. Allora, sicuramente una sfida davvero davvero difficile, sono stati davvero tre ristoranti ad alto livello, buonissimi. Per me il vincitore è stato il secondo ristorante, una location spettacolare nel giardino, veramente bella, ottimo servizio e una cotoletta da paura, molto particolare. Cotta nel burro, si sentiva molto il burro, spessa, per me è assolutamente il vincitore. E per te? Per me? Il primo è vincitore. Se ti è piaciuto questo video, lasciati un like e iscriviti per i prossimi video. I will come in a restaurant for you.